Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misture di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole e proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Cari amici, stiamo continuando ad ascoltare il cosiddetto discorso in parabole. Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Ne abbiamo già ascoltato una domenica scorsa, la parabola del seminatore, e tra l'altro, come avete notato, Gesù stesso alcune di queste parabole le spiega. E oggi, per esempio, spiegherà quella del grano e della zizzania. Ma avete visto che accanto a questa parabola del grano e della zizzania ce ne sono altre due, sempre prese dalla vita corrente, no? Il granello di senape, che è un piccolo, il più piccolo di tutti i semi, poi a un certo punto, una volta cresciuto, è il più grande delle altre piante dell'orto, diventa un albero dove gli uccelli del cielo vengono a fare il nido, e poi il regno di Dio paragonato al lievito. Ecco, grano e zizzania, granello di senape che poi diventa un grande albero, lievito, che è una piccola quantità che però fa fermentare tutta la pasta. Intanto mi pare che siano tutte parabole che vanno nella direzione di qualche cosa che deve crescere. Il regno di Dio deve crescere, e quando c'è la crescita si esige la pazienza. Voi ricordate quando San Giacomo, parlando proprio dell'agricoltore, lo indica come metafora dell'uomo che sa pazientare. E così il seminatore, e così il grano che cresce insieme alla zizzania. La zizzania sarebbe l'albero dell'olio, che è una pianta che somiglia tantissimo al grano, soprattutto quando grano e l'olio sono piccoli. Poi bisognerebbe aspettare che diventino grandi e che si arrivi al tempo della mietitura. Ecco perché Gesù a un certo punto dice: guardate, voi volete intervenire per togliere la zizzania, ma all'inizio si somigliano. Com'è difficile talvolta distinguere il bene e il male, no?
in una società confusa come la nostra, dove si è sovvertito l'ordine dei valori, dove talvolta, come diciamo in maniera così col linguaggio corrente, ma dicendo una profonda verità, dove alcune cose che vengono presentate come buone sono invece delle cose che non sono buone, sono male e vengono spacciate per buone con tanti arzigogoli, tante razionalizzazioni, tante scusanti, e quello che invece fa bene ed è buono viene trattato come cosa da nulla, solo perché magari non è quotato in borsa. Ecco, allora, di fronte alla parabola del grano e della zizzania, noi siamo messi dinanzi alla realtà che accanto a delle cose belle e buone nel mondo cresce anche la cattiveria, c'è anche tanto male, c'è anche tanta malizia. Dio non è la fonte, non è la sorgente, è il nemico di Dio. La Bibbia ci dice che c'è un Satana, un divisore che mette la zizzania e fa crescere nel cuore umano l'istinto anche al male. Allora, dinanzi però a tutti quelli che vorrebbero fare subito piazza pulita, vorrebbero magari una chiesa, una comunità di perfetti, dinanzi agli apostoli che vorrebbero subito intervenire, Gesù dice con grande lungimiranza e con grande magnanimità: lasciate stare. Ma non perché è giusto confondere il bene e il male, non perché il male non si debba combatterlo, innanzitutto quello che è dentro di noi e anche attorno a noi, ma bisogna avere un sano realismo. Bisogna avere la pazienza di vedere le cose che crescono e piano piano, lasciando poi al mietitore, quindi lasciando a Dio, il giudizio finale per la distinzione tra il bene e il male, tra i giusti e gli ingiusti. Vi ricordate il Vangelo di Matteo? Venite a me perché mi avete riconosciuto, via da me perché io sono venuto e voi non siete stati in grado di riconoscermi. Allora, dalla parabola del grano e della zizzania impariamo innanzitutto un sano realismo con cui ci poniamo dinanzi alla vita. Noi non siamo degli sciocchi che non vedono che c'è del male, ma sappiamo che il male non ha l'ultima parola e sappiamo che ciascuno di noi, con la forza della preghiera, col Vangelo di Gesù Cristo, con i valori che possiamo condividere anche con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, possiamo orientare la nostra vita al bene, con fatica, con qualche successo, con qualche fallimento, con tanta capacità anche di fare autocritica, di fare un esame di coscienza, ma soprattutto con tanta pazienza, lasciando a Dio il giudizio finale e sapendo che il vero argine al male ha un solo nome, è la misericordia. Lo abbiamo imparato da Cristo crocifisso. Dal lievito, dalla metafora del lievito e dalla metafora del granello di senape, che cosa vogliamo raccogliere in questo momento? Innanzitutto, tutto sa di crescita. Il regno di Dio, il bene, la bontà nel mondo hanno bisogno di essere accettati secondo le leggi della crescita. E la crescita esige gradualità, e la crescita esige una dinamica del passo dopo passo, e la crescita non è sempre dal meno al più, ci possono essere anche delle regressioni, dei ritorni indietro, e qualche volta noi sappiamo che la regressione può essere foriera di orizzonti di crescita ancora più rapida, ancora più consolidata e consistente. Poi, da queste due parabolette prendiamo anche il senso della sproporzione. Noi a volte lo avvertiamo nella vita di tutti i giorni. C'è una sproporzione tra l'impegno che noi mettiamo anche nel far avanzare quello che è buono e quello che invece è un ostacolo all'avvento del regno. Che cos'è un pugno di lievito in tanta farina? Una cosa poco consistente, addirittura nascosta. Il lievito accetta di essere nascosto, di essere all'interno, di non essere visibile, eppure senza il lievito lo sanno quello che fanno il pane, lo sa quella mamma che fa il dolce, lo sanno tutti quelli che usano il lievito. Senza il lievito la pasta non cresce. Così come il granello di senape, che è piccolissimo, diventerà un albero molto grande. Allora, da queste due parabolette, oltre a prendere la pazienza di attendere la crescita, l'accettazione che nella crescita ci possono essere anche degli ostacoli e degli inciampi, leggiamo anche un senso di grande speranza, di grande fiducia. Allora, noi contadini di noi stessi e della vita, prendiamo da Dio l'esempio, Lui che è un seminatore magnanimo, Lui che realisticamente accetta che il mondo creato buono sia anche ostacolato da Satana e dalla cattiveria umana, Lui che nascostamente nel nostro cuore, che come nel cuore dell'umanità, fa avanzare il bene e la bontà, fino a darci la gioia di cogliere nella speranza la vittoria finale del suo amore. Buon cammino.